Palinuro, recuperato il terzo sub, Silvio Anzola. Incidente sulla 30, travolta ed uccisa. Battipaglia, avvio lavori al Passena e Sant'Anna. Battipaglia e Bellizzi, danni per il vento. Battipaglia, Francese e Tozzi attivano i soccorsi per i terremotati. Polizia di Stato, arrestato pregiudicato. Investito ciclista, tragedia sfiorata. Battipaglia, anagrafe scolastica. Lite tra profughi, un mediatore in ospedale. Guardia costiera, salve tre persone. Ebolitana, 2-1 alla Valdianese, sabato il Potenza. Questa mattina è stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo di Silvio Anzola. Si tratta del terzo sub rimasto intrappolato venerdì scorso in un cunicolo nei fondali del mare di Palinuro, insieme a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, già recuperati nei giorni scorsi e per i quali si sono tenuti l'altro ieri i funerali. L'autopsia su Anzola si terrà domani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'operazione di recupero effettuata dagli speleosub dei vigili del fuoco è stata molto delicata e complessa. Ieri il corpo è stato individuato e oggi alcune squadre di sommozzatori sono riuscite a riportarlo in superficie. In attesa dell'esame autoptico proseguono le indagini della magistratura sulla strumentazione che i tre subacquei avevano con sé. Dall'esame dei computerini da polso si cercherà di risalire all'esatta dinamica del tragico incidente. Una famiglia dalla Sicilia stava risalendo in autostrada verso Como. Erano sulla 30 a Sarno, quando il conducente avrebbe deciso di fermarsi su una piazzola per riposare. Purtroppo è costata la vita alla moglie, la 46enne Paola Genna. La loro Nissan da 9 posti è stata tamponata da una BMW X3 giunta in velocità. Il conducente, un uomo di somma vesuviana, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro la vettura in sosta. Nell'abitacolo la donna con il marito e le due figlie di 20 e 11 anni. Ferite le ragazze, la più grave con una prognosi di 30 giorni. Nulla da fare per la madre. La salma è stata portata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per gli accertamenti del medico legale. Sulla ricostruzione dei dettagli stanno indagando i poliziotti della stradale di Caserta. Iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria presso lo stadio Luigi Pastena. Interventi previsti anche per lo stadio Sant'Anna, così come stabiliti dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese. I lavori, per un importo totale di 70.244,85 euro, sono stati affidati alla società municipalizzata Alba SRL e riguardano le due strutture che hanno necessità di interventi immediati che consentiranno l'utilizzo dei campi di gioco entro la metà di settembre. Per lo stadio Luigi Pastena sono previsti poco più di 54.469,18 euro per i lavori che riguardano sistemazione ed adeguamento spogliatoi superiori, locali ed ospiti, arbitri, sistemazione tunnel di accesso al terreno di gioco, bagni a servizio del pubblico, spicconatura e realizzatore di intonaco, resatura e stuccatura, tinteggiatura, atrio di accesso al tunnel, verifica dell'impianto idrico ed elettrico, spogliatoi inferiori. Per quanto riguarda il campo sportivo Sant'Anna, l'impegno di spesa è di 15.775,67 euro per i seguenti interventi: sistemazione ed adeguamento spogliatoi e degli arbitri, apposizione rete zincata, porta intonaco su cielo, locale sopraelevato, stazione radio, installazione di membrana impermeabile a copertura di parti di spogliatoio, verifiche impianti idrico ed elettrico degli spogliatoi, sistemazione a porte esterne lato distinti. L'inizio dei lavori rappresenta un traguardo importante per l'amministrazione comunale francese che, grazie al grande lavoro messo in campo dagli assessori Michele Gioia e Giuseppe Provenza, l'interessamento del consigliere comunale Angelo Cappelli e l'impegno dell'ufficio tecnico comunale, con la disponibilità della società Alba SRL è riuscita in breve tempo a recuperare e reperire i fondi necessari per mettere in condizione i due impianti sportivi ad essere utilizzati dalle società sportive in vista dell'inizio dei campionati. Dopo le due trombe d'aria subite dal litorale battipagliese nella zona di Spineta si contano i danni. Sono stati spazzati via ombrelloni e sdraio. In molti stabilimenti hanno dovuto legare i lettini e gli ombrelloni per scongiurare che il forte vento potesse far aumentare i danni provocati dal fortissimo vento che spira da tre giorni ormai lungo la costa battipagliese.
Una situazione che ha messo in crisi anche i bagnanti, che non sapendo se scendere a mare scoraggiati dal vento, preferiscono rimanere a casa. Dunque un calo anche di introiti per i coraggiosi imprenditori balneari che anno dopo anno cercano di rendere sempre più accogliente la fascia costiera per attrarre i turisti e i residenti del luogo. La situazione meteo dovrebbe migliorare, permettendo nel weekend di ritornare a mare senza questo fastidioso vento che ha creato non pochi disagi e disservizi. Problemi per il maltempo anche a Bellizzi. La scorsa sera in via delle Industrie uno degli alberi che costeggiano la strada si è spezzato invadendo tutta la corsia. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. L'amministrazione comunale di Battipaglia, attraverso il nucleo di protezione civile, si è subito attivato per portare il proprio aiuto alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Il nucleo di protezione civile è stato attivato tramite la colonna mobile regionale e partirà per questa prima fase di soccorso. Successivamente saranno attivati per la seconda fase di assistenza alle città colpite. L'intervento del nucleo di protezione civile è stato possibile grazie all'interessamento dell'azienda Inca S.p.A. che ha messo a disposizione un primo tir di 36 metri pronto a partire. In accordo con il presidente del Consiglio Comunale Francesco Falcone e con il vice sindaco Ugo Tozzi, l'azienda ha deciso di intervenire mettendo a disposizione diversi mezzi pesanti. Ringraziamo la Inca S.p.A. per aver messo a disposizione del nucleo di protezione civile mezzi pesanti. La situazione è di allerta e faremo quanto in nostro potere per essere utili in una situazione del genere, dichiara il vice sindaco Ugo Tozzi. Personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava dei Tirreni nel pomeriggio ha arrestato Alberto D'Amico, cavese di 45 anni, in esecuzione dell'ordine di espiazione di pena detentiva per cessazione della detenzione domiciliare emesso nella stessa giornata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Tale provvedimento, scaturito da un cumulo di pene, trae origine da condanne penali a carico del D'Amico, già arrestato in passato per reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti cavesi, pertanto, hanno condotto l'arrestato presso la casa circondariale di Salerno, ponendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovendo scontare la pena di ulteriori 2 anni e 4 mesi di reclusione. Brutto investimento sul litorale di Ponte Cagnano. Ieri sera un 50enne di origini ucraine è stato investito da un'auto mentre transitava nei pressi dell'Hotel Blu con la sua bicicletta. Si è sfiorata la tragedia. Per fortuna, grazie all'intervento della postazione estiva del VOPI, poco distante dal luogo del sinistro, gli operatori sono giunti sul posto in pochi minuti insieme agli agenti della Polizia Municipale. Il ferito è stato immobilizzato e trasportato in sicurezza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni, nonostante il trauma cranico riportato a seguito dell'impatto, non sarebbero gravi, ma torna nuovamente l'attenzione su una maggiore sicurezza stradale, specie per pedoni e ciclisti. È stata definita nei giorni scorsi la prima fase del completamento dell'anagrafe scolastica, atto necessario all'ottenimento dei fondi regionali per gli edifici scolastici. L'iter burocratico era stato avviato dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese dopo un incontro in Regione Campania, a cui ha partecipato l'assessore all'area sociale Michele Gioia, proprio per chiedere i fondi disponibili per gli edifici scolastici. L'anagrafe scolastica non è altro che l'elenco di tutti gli edifici scolastici di proprietà del comune, afferma la sindaca Cecilia Francese. Dobbiamo approntarla per ottenere i fondi necessari alla sistemazione degli edifici scolastici. Stiamo seguendo attentamente questo iter attraverso gli assessori Michele Gioia e Giuseppe Provenza. Sono 28 gli edifici censiti da parte degli uffici comunali, i cui dati sono stati trasferiti al centro regionale di Mercogliano. In questa prima fase sono stati trasferiti alla Regione i dati relativi ai fabbricati scolastici. Successivamente saranno approntate schede tecniche con tutti i particolari richiesti dalla Regione Campania. Grazie all'anagrafe scolastica sarà possibile richiedere ed ottenere i fondi disponibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Da quest'anno l'anagrafe scolastica è obbligatoria per accedere ai fondi regionali per gli edifici scolastici, afferma l'assessore Gioia. Abbiamo immediatamente avviato la procedura per l'anagrafe scolastica perché non possiamo perdere alcuna possibilità per accedere ai fondi per la manutenzione dei nostri edifici scolastici. La nostra azione è tesa a recuperare tutte le risorse disponibili per rendere più funzionali gli spazi didattici e di servizio per i nostri scolari.
È scoppiata una vera e propria lite tra profughi al centro di accoglienza di campagna. A finire in ospedale, al Maria Santissima Addolorata di Eboli, un mediatore culturale. La lite si sarebbe scatenata per futili motivi. Nel centro, all'hotel Avigliano, sono ospitate 62 migranti, ma ieri a farne le spese è stato un mediatore culturale pakistano che era intervenuto per sedare il litigio ed è diventato invece facile bersaglio dei profughi. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Il mediatore è stato trasportato in ospedale ad Eboli, ha riportato escoriazioni ed ematomi al volto, ma per fortuna la prognosi non è preoccupante. La Guardia Costiera di Salerno, diretta dal comandante Gaetano Angora, è intervenuta in soccorso all'equipaggio di un'imbarcazione da diporto affondata nello specchio acqueo antistante il porto commerciale di Salerno. A bordo dell'unità affondata erano presenti tre persone, due adulti ed un bambino, che a seguito di una falla apertasi nello scafo si sono immediatamente gettati in mare. A notare la loro presenza in acqua è stata un'altra imbarcazione in transito nelle vicinanze, che ha prontamente prestato i primi soccorsi, recuperando a bordo un adulto ed il bambino, ed ha allertato poi la sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno. Si è temuto il peggio quando è scomparso dalla vista il secondo adulto e immediatamente sono scattati i soccorsi. La Guardia Costiera ha immediatamente fatto confluire sul punto due unità navali, che dopo una breve ricerca sono riuscite ad avvistare la persona che nel frattempo era dispersa traendola in salvo. Per fortuna, dopo i controlli del 118, nessun danno fisico serio. Ieri sera l'Ebolitana, nell'ultimo giorno di ritiro a Sassano, è riuscita a vincere nella partita amichevole contro la Valdianese dell'ex calciatore della Lazio Manfredini. Termina 2-1, merito dei gol di Altieri e Vitale. La formazione di mister Salvatore Nastri è subito in vantaggio con un preciso colpo di testa di Cosimo Altieri, bomber made in Eboli. Poi arriva il pareggio del Valdiano, con un fortunoso tiro da fuori area di un giovane calciatore in prova. Il sigillo sulla vittoria con il 2-1 finale è un autentico capolavoro di Cicco Vitale. L'attaccante ha già mostrato tutta la sua classe con una rete che fa sognare i tifosi. Cross, stop di Vitale e tiro al volo con la sfera che si insacca sotto l'incrocio, lì dove il portiere ospite non può proprio arrivare. Terminato il ritiro di ieri sera, sabato altra sfida contro il blasonato Potenza al Dirseo, alle ore 17. Il pubblico di tifosi dell'Ebolitana sognano un campionato da protagonisti per tornare in D.